Benvenuti a questo breve unboxing e piccola recensione di questo telefono cinese arrivato in questa confezione. Andremo a recensire e fare l'unboxing del Liago, non so bene come si legge, Elite 5. Ora, per comodità ho già aperto il sacchetto ovviamente perché... Ok, ecco la confezione, un po' diverso dalle solite, quindi anziché cercare l'estrema compattezza come altri telefoni, hanno fatto una confezione quadrata e come vedete, come purtroppo gli ultimi modelli, non mettono più i sigilli per chiudere i telefoni, quindi si ha sempre il dubbio che il telefono sia già stato utilizzato da qualcuno. Due specifiche riportate sul retro. Allora, abbiamo il telefono che è colore nero, in realtà è dual color, poi vedrete che è nero e rosso il telefono. Abbiamo un display da 5 pollici e mezzo HD, quindi 1280 e non Full HD. Abbiamo un quad core da 1 giga. Abbiamo la fotocamera, videocamera posteriore da 13 megapixel più quella frontale da 8 megapixel, che fa sperare bene, poi vedremo un minimo della qualità. Abbiamo 2 giga di RAM e 16 giga di memoria interna, che per un modello economico è tanta roba, come si dice. E ben 4000 mAh di batterie polimere di litio, il che fa sperare di fare due giorni con un telefono, che non è male, che ormai ci se lo sogna con la maggior parte dei modelli. Ora apriamo questa simpatica scatola. Eccoci qua, Elite 5. Come vediamo sul telefono c'è già applicata una pellicola opaca. Il telefono, come abbiamo detto, è un telefono 4G dual SIM. Come vedete, i tasti per i tasti indietro, menu e casa sono esterni al display. Allora, come avevo detto, il colore, come vedete, è un bel rosso. Sopra abbiamo la porta IRDA, abbiamo micro USB e il jack 3 pollici e mezzo. E sul retro, gommoso direi, piacevole al tatto, in realtà poco gommoso, è leggermente antiscivolo, però al tatto è vellutato. Abbiamo il logo e la fotocamera che, come vedete, è poco in rilievo, giusto quel che basta per evitare che si righi facilmente. E LED sul lato destro, come ormai la maggior parte dei telefoni, abbiamo il tasto di sblocco e non abbiamo il tasto del bilanciere del volume, lo abbiamo a sinistra in questo caso. Vediamo nella scatola cos'altro contiene. Abbiamo una seconda pellicola, eccola qua, abbiamo una seconda, in più abbiamo questa mini confezione di panni professionali per pulire il display, uno bagnato e uno asciutto, interessante, questo fa pensare che il display sia davvero poco oleofobico. Comunque una dotazione così ricca è raro trovarla in un telefono, specialmente se è un telefono così economico. Qua abbiamo il cavo micro USB per caricarlo, abbiamo il caricabatterie ben chiuso nella sua plastica che andiamo a squarciare, eccoci. Compatto come solitamente, ormai siamo abituati. Eccoci, il caricabatterie è da 2 ampere. Vediamo le cuffie.
Vediamo se sono già di quelle. Ok, con i gommini intercambiabili. Ecco le cuffie marchiate. Go. Con le particolari di alluminio stile Zenfone, una lavorazione circolare. In questo caso non si vedono i gommini, ma saranno nascosti come spesso piace fare a questi costruttori. Vediamo, sollevarlo è un po' un'impresa. Eccoci. Abbiamo un piccolo manuale, certificato di garanzia, nonché un piccolo manuale che magari c'è anche in italiano, anche se dubito. Sì, c'è anche in italiano. Ottimo. Abbiamo la guida rapida in italiano senza alcun disegno, se non piccoli loghi come il ritorno. Abbiamo questo interessantissimo accessorio che è il cavo OTG, che spesso bisogna comprare, spesso. Sinceramente non ho mai aperto un telefono finora che abbia incluso un adattatore OTG. È molto plasticottoso, ha l'aria di non durare tantissimo, ma sinceramente a cavallo donato, essendo già incluso. Ottimo, quindi potete collegare al telefono una pennina USB oppure un mouse oppure una tastiera se volete scrivere molto e quindi poter utilizzare più o pieno un telefono Android e usarlo non solo come smartphone ma come mini PC magari per farci qualcosina di più. C'è un'ultima scatoletta qui nascosta che dovrebbe contenere dal disegno i gommini. Sì, ecco. I gommini delle cuffie sono qui nascosti. Eccoli qua. Sei gommini delle cuffie, sei misure, scusate, tre misure. I gommini bianchi delle cuffie, anche questi molto graditi come ricambi. Bene, proviamo ora ad accendere. Proviamo ora ad accendere il Proviamo ad aprire il telefono. Un attimo, devo trovare dove si... Ok, dal lato quindi inferiore destro si può aprire. Si dovrebbe aprire. Molto dura l'apertura. No, gli altri ganci vengono via facilmente, solo il primo che... Duro da aprire, come vedete questa è la cover posteriore senza nessuna etichetta attaccata, è solo la parte in fondo che si vede poco e bucherellata per lo speakers. Eccoci la batteria davvero gigantesca, effettivamente un 4000 mAh, quindi anche il suo deve occupare il suo spazio. Come vedete la batteria è sigillata, diciamo, è chiusa da questo piccolo, non tanto piccolo, scotch trasparente giallo che va a isolare i contatti in modo che il telefono ha la batteria già inserita, ma comunque non si può accendere né scaricare. Eccoci la batteria, un bel color verde intenso. I vari avvisi, la batteria appunto dicevamo in polimeri di litio da qua ben 4000 mAh. Ora vediamo il telefono, vediamo che qua c'è anche specificato FDD, LTE e così via. Vediamo che ho Elite 5, vediamo adesso gli slot. Abbiamo per l'apparato dual SIM, in questo caso è piacevolmente composto da due SIM miste. Abbiamo una SIM classica, quindi il taglio normale, più una seconda SIM invece micro SIM da poter inserire. Anche
se dai contatti non si capisce bene. La SIM principale va inserita qua sopra, la seconda va inserita in quella piccola feritoia sotto. Non è comodamente accessibile, però vedo che ha un piccolo gancio di ferro su cui poter far leva per toglierlo eventualmente. E qua invece possiamo inserire la micro SD di espansione di memoria. Questa è la fotocamera. Ora proviamo ad accenderlo. A questi inserti sulla cover rossi che sono davvero ben fatti, gli donano un aspetto originale diverso dai classici telefoni che siamo abituati a vedere, dei marchi più blasonati. Per chiudere la cover bisogna insistere un po' sulla parte in fondo. Ok, prima accensione. In questo caso ci chiede la lingua, mentre altri telefoni non ce la chiedono e partono già direttamente in inglese. Abbiamo un breve riassunto. Come dicevamo, è un quad core da 1 giga il processore. Abbiamo 2 giga di RAM e 16 giga di ROM. Il display non è full HD, ma è solo HD, quindi 1280x720. Ed è un 5 pollici e mezzo. PS, la batteria da 4000. Vediamo il desktop. Oltre al classico menu, abbiamo la parte dedicata alla musica direttamente accessibile dalla schermata desktop e andando tutto a destra abbiamo direttamente accessibile un elenco di storico di fotografie, di immagini. Come vedete le icone sono belle colorate, tiriamo giù. Ah, come avete notato nel tirare giù, la batteria è al 5%. L'isolamento della batteria non è quindi servito molto, dato che la batteria è al 5%. Beh, andate a vedere la data, che ovviamente non l'ho impostata. Abbiamo le classiche cose, quindi abbiamo un Android poco personalizzato, direi quasi Android stock. Come avete notato, non abbiamo il menu dual layer, ma abbiamo tutto sfuso, diciamo, sul desktop, sulla scrivania. E quindi abbiamo già qua direttamente le varie cose. Vediamo adesso, proviamo a fare una fotografia. Questo è il menu della fotocamera. Qua abbiamo la modalità Face Beauty, abbiamo modalità Photo Live, abbiamo la messa a fuoco col tocco, ma anche qua dobbiamo cliccare per fare la fotografia, magari nelle impostazioni. Ecco, sì, queste le fotografie che abbiamo appena fatto. Per essere un 13 megapixel, sinceramente lo vedo molto granoso. Questa è la live foto che abbiamo appena fatto.
Il tasto indietro ce l'abbiamo qua in alto. Vediamo le impostazioni della fotocamera se c'è qualcosa di particolare, ma direi assolutamente standard. GPS. Possiamo disabilitare il suono che non sempre tutti i telefoni hanno. Abbiamo 13 megapixel. Come applicazioni preinstallate abbiamo questo Smart Remote, che dovrebbe essere l'applicazione a poter gestire appunto come telecomando, dato che abbiamo la porta infrarossi, quindi possiamo utilizzarlo come telecomando. Una cosa che fa piacere di questo modello è avere i tasti fisici esterni al display, perché così non vanno a rubare nei 5 pollici e mezzo la classica barra stock di Android. Comunque buona, però in questo caso, dato che la cornice in fondo comunque è raro che sia molto sottile, almeno viene sfruttata per i tasti e il resto del display resta libero per poterci godere al meglio il display, fotografie, giochi o quant'altro senza avere per forza la barra scomparsa che a volte si fa fatica a tirarla fuori se si ha fretta. Come abbiamo visto, abbiamo qua poche cose aggiuntive, direi. Le icone sono molto diverse da quelle classiche, però non vedo bloatware particolari. Abbiamo l'applicazione temi, abbiamo l'applicazione torcia. Però la batteria è molto scarica, quindi no, si accende comunque. Comunque abbastanza potente. Tasto indietro a destra. Allo sblocco abbiamo già alcune funzioni. Dovrebbe poter attivarsi, vogliamo entrare nel menu. Il menu non è proprio quello standard, abbiamo, non è diviso a blocchi, ma è qua. Abbiamo alcune delle principali e le altre ce le abbiamo. Qua la fotocamera sta facendo un leggero riflesso azzurrino, che però il monitor vi assicuro che non è azzurrino. Aggiornato a 5.1. Abilitiamo la nullità automatica. E vediamo se la gestione delle dual SIM. Possiamo programmare l'accensione e lo spegnimento del telefono, cosa che per alcuni è comoda. Proviamo ad andare a sentire il volume. Le suonerie sono davvero tante. Il suono è abbastanza di buona qualità, anche se non altissimo come volume, comunque un buon volume.